Tutti, grazie per essere intervenuti questa sera, l'ennesima conferenza che da 3 anni a questa parte teniamo in collaborazione con il Museo della Gambarina, e questa collaborazione è dovuta al fatto che con la maestra Garnieri ci conosciamo da più di 35 anni, da quando ero direttore del gruppo archeologico alessandrino, e appena sono rientrato dal mio lavoro all'estero ho ripreso subito i contatti per cercare di dare una mano, un piccolo contributo all'approfondimento della cultura e soprattutto cercando anche nuovi dati per arricchire la storia della nostra città. Abbiamo trascorso insieme delle belle serate con tanti di voi che sono presenti qui questa sera, abbiamo parlato di tante civiltà, abbiamo parlato poco, insomma un po' meno di Alessandria, perché effettivamente andavamo sempre a toccare le solite argomentazioni e le solite cose dette e ridette nel corso degli anni, molto utili, perché comunque bisogna dire grazie agli studiosi che mi hanno anticipato, soprattutto anche più del mestiere di me. Io fondamentalmente sono specializzato in paleontologia e paleoantropologia, quindi mi interesso più che altro dell'evoluzione dell'uomo e di quelle che sono state le prime sue manifestazioni culturali prima che arrivassero le civiltà antiche, che hanno dato poi il via a quella che è la nostra epoca moderna. Questa sera presentiamo in anteprima una scoperta che è stata fatta, una riscoperta, è stata fatta 3 anni fa a Gerusalemme, nell'archivio della Università Ebraica, cercherò di parlare solo in italiano perché così almeno ci capiamo, Università Ebraica di Gerusalemme, del rotolo di Sion. Questo rotolo è un qualcosa di veramente eccezionale, perché ha dato la possibilità a molti studiosi a livello internazionale di trovare dati su quelli che sono stati i giuramenti dei cavalieri templari delle loro varie zone, e tra queste zone è stata scoperta anche una quindicina di nomi di persone che avevano giurato fedeltà a un maestro, diciamo che vengono chiamati solitamente gran maestri, ma il gran è un qualcosa che è stato aggiunto dopo, soprattutto perché si è collegato nel templarismo mondiale il discorso dei templari e quello dei massoni, che non c'entra assolutamente nulla. Quindi ci sono tante cose da vedere e da rivedere. Quello che è il nostro scopo è di portare dei riscontri oggettivi e non soggettivi, quindi comprovati, soprattutto di una certa rilevanza, e che hanno la possibilità di essere provati con documenti dell'epoca. È chiaro che prima di iniziare vi faccio vedere quali sono le università che hanno collaborato con noi, anche perché io vengo da un convegno internazionale che è stato 2 settimane fa circa in Abruzzo, un convegno chiamato Notte Templare, e dove sono stati portati dei nuovi studi e soprattutto dove sono state scoperte delle casate nobiliari che facevano parte appunto di una zona particolare dell'Abruzzo, che è la Valle Peligna. Questi sono i professori, non sto a leggerli perché tanto penso che sia inutile, sono tutti docenti di storia medievale, perché abbiamo bisogno anche un attimino di professionalità, perché fino adesso siamo andati un pochino a braccio e abbiamo cercato solo nella nostra zona e non siamo andati a cercare oltre. Mi sono comunque affidato anche a parecchi testi di persone che hanno studiato questo argomento prima di me, che ripeto non fa parte comunque del mio corso di studi, ma che mi ha appassionato per via di questa cosa affascinante che riguarda il periodo templare. Ci sono, come vedete, docenti di storia medievale dell'Università di Berlino, di Parigi, di Barcellona, di Madrid, e 2 in particolare mi hanno aiutato in questa soprattutto nelle traduzioni, perché io non conosco molto bene l'ebraico antico, un po' per me come il dialetto alessandrino, e quindi logicamente mi sono dovuto fare aiutare soprattutto da questi 2 professori, che sono Albert Aufman, che è docente di storia medievale dell'Università di Barcellona, e il professor Jubik Wolfram, che è docente di storia medievale dell'Università di Vienna. Sembra strano, però
quello che è successo nel XIII secolo qui nella zona di Alessandria, quando partirono questi 15 personaggi che andarono poi a giurare fedeltà a Roma a Guglielmo di Buongioco, che è stato uno dei maestri più importanti nella storia dei Templari. E, è interessante vedere da quali zone arrivavano, ma questo lo vedremo in un secondo momento, perché la conferenza è divisa in due parti con un intervallo che riguarderà la nonna Reggio di Acqui, che sarà presente con tre templari e vi spiegherà anche sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto culturale dell'epoca qual era la funzione di questo nucleo di che poi è uno stimolo chiamarli monaci guerrieri. È una cosa incredibile pensare che un certo Bernardo de Clairvaux, che era Bernardo di Chiaravalle, che poi è diventato anche santo, aveva ordinato: guardate, in nome di Dio potete andare da tutte le parti, uccidere chi volete, l'importante è che gli cambiate idea e li fate diventare cristiani. Al grido di Dio lo vuole, anche loro ne hanno combinato qualcuno. Vi ricordo un attimino quello che gridano adesso quando fanno saltare per aria tipo Allahu Akbar, che vuol dire Dio è grande in arabo. Gira gira, poi la religione combina sempre un po' di caos. Va bene, comunque vi ho fatto vedere per farvi capire un attimino quando si vuole fare un qualcosa di veramente approfondito e soprattutto con le fonti giuste e non con le fonti dovute a vecchi libri scritti magari senza una cognizione di causa o andando a cercare quello che era già stato detto e ridetto. Vediamo un attimino un excursus su quella che era l'ordine del Tempio, i Templari, che comunque nascono da un manipolo di 8-9 persone che dovevano così militarmente accompagnare o comunque fare da scorta ai pellegrini che si recavano, volevano recarsi a Gerusalemme chiaramente nelle terre che avevano interessato il cristianesimo. Ora mi viene da ridere perché io sono ateo e quindi non è che credo molto in queste cose, anzi ho fatto anche parecchie conferenze che riguardano proprio le menzogne della Bibbia, per non parlare di quelle del Vangelo, e andando avanti così, ma non mi voglio soffermare su questo perché poi andremo a toccare argomenti che non sono ancora pronti per questo periodo. Forse fra 1000 anni qualcuno dirà: ma questi avevano ragione. Il sigillo templare, come vedete, è un sigillo molto particolare che presenta un cavallo con due cavalieri, chiaramente col simbolo della croce, che è un simbolo antichissimo, che può rappresentare un uomo in piedi con le braccia aperte, come può rappresentare una spada, come può rappresentare una qualsiasi forma mettendo due linee incrociate una con l'altra. Addirittura abbiamo delle tracce nel Paleolitico inferiore, nell'Aurignaziano, in una grotta risalente a circa 35.000 anni fa, dove si vede il simbolo di un personaggio teriomorfo vuol dire con la testa di animale, quindi con una maschera d'animale, che sta in questa posizione ed è rosso, fatto con l'ocra rossa, quindi forse il primo simbolo della croce della storia fatto da un uomo comunque già sapiens, che ha dato già un'identificazione a questa simbologia, che ha preso poi significati completamente sbandati riguardo alla religione e ad altri motivi non relativi all'aspetto tecnico di questo simbolo. Milites Christi, cioè i soldati del Signore, soldati che poi non si capisce quale dei tre, perché noi seguiamo una religione monolatra che però presenta delle figure che si dividono in tre come in tante altre religioni del mondo, da quelle orientali a quelle medio orientali, e rappresenta due soldati, vedete, uno attaccato all'altro, cioè uno che guarda le spalle all'altro. Questo era il significato del crociato, cioè ovunque tu sarai io ti guarderò le spalle, perché la loro cosa importante era praticamente quella di controllare, di guardare i pellegrini che si recavano nei territori sacri. Sono stati presi poi simbologie anche un pochino più pesanti, anche sotto l'aspetto fisico, perché sapete che i templari furono anche incolpati di sodomia, perché comunque avevano scelto
la linea del non avere a che fare con rapporti sessuali o comunque con donne, con quello che riguardava la carne, erano quindi loro praticavano l'encratismo. L'encratismo è una, diciamo, una filosofia che riguarda più che altro l'aberrazione di quello che riguarda il materiale in generale, tant'è vero che poi diventarono i più grandi banchieri d'Europa proprio per questo motivo. E quindi ecco che questo diventerà poi il loro sigillo, il significato, quello che vi ho spiegato. E chiaramente il compito, non vi sto lì a spiegare tutta la storia dei Templari, perché basta che comprate un libro, andate a vedere sulle fonti, anche da qualsiasi tipo di fonte che possa provenire dal web, potete leggere tutta la storia, che sicuramente è anche ben scritta, e quindi mi fermerò sui punti più importanti che riguardano le crociate e i cavalieri templari. È sempre stato detto che i templari si recavano in queste zone, in parte per combattere gli infedeli, che erano poi i musulmani, che oltretutto adoravano lo stesso identico Dio, però non andavano d'accordo su altre cose, quindi si facevano la guerra continuamente. Ancora adesso più o meno la stessa cosa. È chiaro che un punto di riferimento era il tempio, quindi cosa succedeva? Che chi mandava le crociate in giro voleva, soprattutto per quanto riguarda la Chiesa, voleva che ci fosse un ritorno di queste missioni che avvenivano nei paesi che andavano a visitare. Infatti le crociate poi alla fine ce n'è stata una che è arrivata a Gerusalemme e basta, su tutte quelle che sono state bandite poi nei secoli successivi, perché subirono una damnatio memoriae, anche perché loro, avendo prestato soldi a tutti i regnati dell'Europa, ormai si erano praticamente messi contro gli stessi che avevano aiutato prima e furono sterminati. Ricordate appunto per esempio il martirio di Jacques de Molay con la sua maledizione, tutto quanto, comunque tutto scritto, non c'è bisogno che ve lo spieghi io. Io voglio soffermarmi sul fatto che i cavalieri templari, molto ben addestrati, adesso vedremo poi nell'intermezzo della conferenza, vedremo quali erano le loro tecniche di guerra grazie ai templari che sono venuti qui stasera e sono arrivati dal passato per venire proprio alla mia conferenza. E loro cercavano delle reliquie, no? Cioè qualcosa che dimostrasse materialmente appunto i riscontri oggettivi di cui vi parlavo prima, di portare a casa qualcosa che dimostrasse che effettivamente questo Cristo era esistito e che quindi la religione cristiana aveva un motivo di essere. Cosa che poi con l'andare del tempo piano piano si sta smontando un pezzettino dietro l'altro. Infatti anche la Chiesa sta cominciando a fare molti passi indietro su quelle che sono state, diciamo, le verità inventate da parte dei teologi su quelli che sono stati libri considerati sacri, ma che sacri non lo sono per niente. Una delle cose, per esempio, che viene sempre ricordata è la menorah, che sono sempre il candelabro a sette braccia, il numero sette è molto ricorrente in qualsiasi antica civiltà, figuriamoci poi per quanto riguarda le varie religioni. E menorah, che ricorda sicuramente l'Egizio Amon-Ra, che è una delle cose che riguarda proprio la partenza degli ebrei da questo paese, o addirittura riguarda la partenza degli egizi che poi diventarono ebrei per arrivare nelle terre che attualmente più o meno sono abitate dal vero popolo, dai giudei, insomma, dal popolo ebraico. Andiamo, quindi la loro ricerca era quella di trovare queste cose, ma non trovarono un bel niente, specialmente questa. L'Arca dell'Alleanza, che conteneva i 613 comandamenti dati dal generale Yahweh ad Akhenaton Abramo. Ora mi direte: questo signore è pazzo perché sta dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. No, io sto dicendo soltanto delle cose che sono scritte nella Bibbia in ebraico, tradotte in italiano con un vocabolario, e soprattutto traducendo delle tavolette di argilla in cuneiforme che sono state trovate a Telelafarna nel 2013, che dichiarano chiaramente la partenza di Akhenaton da Ektaton, la sua città, insieme al popolo, al villaggio degli Yaudè, che era praticamente un villaggio vicino a Ektaton dove si veniva adorato il dio sole Aton, e quindi di conseguenza un culto più o meno monoteistico,
e si sposterà poi verso la terra dei Mitanni, che erano praticamente, vedete, i Mitanni era il padre della regina Nefertiti, che era la moglie di Akhenaton Amenofi IV. Nefertiti, vi ricordo che vuol dire qui giunta la bellissima, era una bellissima donna che noi ricordiamo tramite un busto che è stato ritrovato da Borgart nel 1913 a Tell el-Amarna e che è stato poi portato in Europa e che tuttora è visibile al Museo di Berlino. Anche lì hanno dato del falso a questo manufatto, ma tutte le analisi che ci hanno permesso di fare, non a me personalmente, ai colleghi molto più grandi di me, perché io mi ritengo un archeologo di fame internazionale, e quindi di conseguenza posso soltanto dichiarare quanto ho letto dei documenti, delle analisi che sono state fatte sul busto di Nefertiti, che risale esattamente a 3300 più o meno 100 anni fa. E fu fatta una copia dal signor Adolf Hitler, anche perché era innamorato di questa statua, lui si innamorava di tutte le bellezze degli altri e cercava di rubarle in tutte le maniere, come anche per circondarsi di quello che poteva essere il bello. Ricordate il grande lavoro che fecero i Monuments Men quando recuperarono tutte le opere d'arte che erano state praticamente depredate dai nazisti. Ma per tornare ai Templari, i Templari cercarono disperatamente l'Arca dell'Alleanza, che poi era... non sappiamo esattamente, sì, la Bibbia spiega che era una cassa di acacia fatta con legno di acacia, che però conteneva un qualcosa in cui era pericoloso stare a una certa distanza, perché sennò ci si sarebbe bruciati. Infatti i sacerdoti utilizzavano determinati vestiti, determinati modi per ripararsi da queste radiazioni che uscivano da questa cassa, quindi non si è mai ben capito di che cosa si trattasse, sicuramente non delle tavole della legge, anche perché scrivere 613 comandamenti su due tavole diventa un po' difficile, perché poi chiaramente chi ha rifatto la Bibbia, chi l'ha riscritta nel corso dei secoli, perché non dimentichiamo che il primo testo della Bibbia è stato preso da un testo sumero-accadico molto prima di quanto fu scritto poi questo libro. Quindi cercarono disperatamente quest'arca, poi non la trovarono ed rimane una delle cose misteriose, una cosa che riguarda più che altro appunto gli archeologi cinematografici, no? Infatti ricordiamo un altro oggetto sempre ricercato e mai trovato, che è il Santo Graal. Tutti quelli che ci sono in giro sono false reliquie. Volevo ricordarvi a tutti che la Chiesa non permette a noi archeologi, tantomeno agli scienziati, di fare prelievi o rilevare cose dalle reliquie per poter fare delle analisi chimico-fisiche, perché non si sa. Comunque fondamentalmente l'unica che sia stata analizzata è stata la sindone, che poi si è rivelata essere un telo risalente al 1300. Anche qui nascono poi delle diatribe, sono state scritte decine di libri, come decine di libri o centinaia sono stati scritti sui Templari. Ma il Santo Graal forse aveva un significato più che altro spirituale che non fisico, anche perché il povero Giosuè di Giuseppe, quello che i cristiani chiamano Gesù di Nazareth o Gesù Cristo, ma lui era Giosuè di Giuseppe, cioè il figlio di un falegname, che poi va bene, non era il padre biologico, ma comunque Yeshua Bar Yusuf, come scritto in ebraico, e quindi di conseguenza, anche se avesse fatto un'ultima cena con i suoi apostoli, non avrebbe certo bevuto in un calice d'oro o in un qualsiasi calice di qualsiasi natura, ma in una ciotola, probabilmente di terracotta o di legno. Quindi ecco un'altra cosa che lasciò molto delusi i Templari quando cercarono di riportare a casa questo preziosissimo tesoro. Anche l'Arca dell'Alleanza dicono che in Etiopia, non è vero assolutamente, perché in Etiopia non esiste nessuna Arca dell'Alleanza, perché quando io lavoravo in Etiopia con Donald Johansson della Baker University della California, sono stati due mesi in cui abbiamo visitato più o meno tutte le chiese e abbiamo scoperto, dando delle laute mance ai custodi, che effettivamente tutto quello che raccontano sono grandi fesserie. Quindi man mano tutte le prove che dovrebbero dare la possibilità di credere a una religione ben precisa, alla fin fine stanno crollando una dietro l'altra. Questa poi non ne parliamo. La croce dove fu giustiziato il predicatore messianico Giuseppe di Giuseppe, vi volevo ricordare che sto parlando di questo perché
dato che i templari erano i militi, i soldati del Cristo, qui si mette in dubbio anche l'esistenza del Cristo, cioè l'unto dal Signore, ma non si mette in dubbio però la presenza di Giosuè e di Giuseppe, che era un predicatore messianico che aveva studiato alla scuola di Rabbi Hillel, che era un maestro come tanti altri Giosuè e di Giuseppe che giravano in quel periodo, e ancora si sta mettendo in dubbio che chi sia stato crocifisso fosse stato veramente lui oppure un altro personaggio. Ma parliamo della croce, di cui abbiamo tantissime reliquie portate sia dai cavalieri templari sia da quelli che sono stati i pellegrini che sono stati laggiù o i soldati che hanno combattuto le guerre in Terra Santa. Diciamo che in linea di massima, per quelli che sono conosciuti fino adesso, se li mettiamo insieme le reliquie della croce di Cristo che sono presenti in tutte le chiese del mondo, verrebbe fuori una croce circa di 10 metri d'altezza per 5 di larghezza. Quindi non dico altro, non c'è bisogno che dica altro. Poi quello che è interessante è vedere che questo era quello che portò eventualmente questo condannato a morte, come facevano tutti i condannati a morte nel periodo, nella prima metà del primo secolo dopo Cristo, portavano il patibulum, questo si chiama patibulum, e veniva praticamente incastrato poi in un palo messo dritto, perché veniva riutilizzato come venivano riutilizzati i chiodi, quindi è molto ben difficile che ci siano dei chiodi con cui Giosuè di Giuseppe fu crocefisso sulla croce, perché i chiodi i romani li riutilizzavano volta per volta, li riutilizzavano perché era molto difficile averli, quindi trovare addirittura, probabilmente è un falso anche quello della corona ferrea, mi dispiace per Carlo Magno che si è incoronato imperatore con quella corona, ma anche all'interno non penso proprio che il ferro che ci sia all'interno appartenga al chiodo, a uno dei chiodi che hanno crocifisso Giosuè di Giuseppe. Quello che appunto vi dicevo prima, tanto se non ci permettono di fare delle analisi è perché hanno qualcosa da nascondere, perché fondamentalmente se uno avesse la coscienza pulita, la mia è pulitissima perché non l'ho mai usata, è chiaro che logicamente anch'io ho fatto degli errori come tutti gli esseri umani sulla terra, e quindi so che cosa vuol dire patire in altro senso, però ecco, lui portò il patibulum, venne crocifisso, ma dopodiché il patibulum viene ripreso e dato a un altro condannato a morte. Questo per farvi capire un attimino come la storia si svolge tipo un serpente, no? Con delle ansie, non si capisce bene dove vuole andare a parare, quanti studi ci saranno ancora su queste cose. E chiaramente i cavalieri templari erano cacciatori di reliquie, perché era molto importante portare delle reliquie a casa, prima perché automaticamente si sarebbero trasformati in denaro, e questa era una cosa molto importante per i templari man mano che si allargavano e man mano che aprivano conti in tutte le banche del mondo allora conosciuto. E inventarono le lettere di credito, cioè appartenere, avere comunque soldi da parte dei templari era una cosa che faceva gola un pochino a tutti, perché ricevevano un sacco di donazioni, perché man mano che si evolvono nel tempo, a quel punto diventarono veramente banchieri molto astuti, e soprattutto creando un impero economico che farebbe invidia a quello di, adesso non so chi è l'uomo più ricco del mondo, ma sinceramente non mi interessa, per certo so che io sono il più povero, e quindi di conseguenza andiamo avanti con le reliquie, quelle della corona di spine, che è un'altra cosa che veniva cercata, ma nessuno sa mai, si è mai chiesto se effettivamente questa cosa è veramente successa, e tantomeno anche qui se contiamo le spine viene fuori una corona che è grande come Piazza della Libertà, e quindi penso che le spine che sono presenti in tutta Europa, in tutte le chiese più o meno del mondo. Era chiaro che però chi aveva una chiesa che veniva fondata su una reliquia poteva avere una certa importanza e di conseguenza un occhio di riguardo da parte del Papa e di quello che era allora una delle forze mondiali più potenti, che era appunto il Papato. E per questo che il Papato poi a un certo punto si affiderà ai Templari per poter portare a termine determinate missioni
che gli stavano particolarmente a cuore, quindi un esercito gli faceva più che comodo. Questa è un'altra cosa che lascia il tempo che trova, pur essendo di un fascino particolare, perché io sono stato presente a un'ostensione e effettivamente devo dire che emette un'energia e dà un potere anche di un potere energetico veramente incredibile, perché per vedere questa figura che non è stata né dipinta, né almeno quello siamo riusciti a capirlo, non è stata né dipinta, tanto meno provocata con l'utilizzo di ocre o con qualcosa, perché il telo in cui è impressa è talmente sottile che non si vedono assolutamente tracce di colore. Quello che ha lasciato l'impronta pare che sia veramente sangue. L'unica cosa che si sa per certo è che questa immagine, se è reale, comunque risale al Medioevo e sicuramente è tutta da discutere, ecco, quindi la sindone è una cosa completamente da discutere. L'uomo che richiama perfettamente quello che è stato il martirio di Gesù, anche in base a quelle che sono state le letterature e anche le trasposizioni verbali che sono state fatte di padre in figlio e via via a livello orale, è chiaro che danno né più né meno quell'immagine del Gesù che immaginiamo tutti adesso e che è stato sempre la fonte di ispirazione per i grandi artisti che grazie a loro, grazie alla religione cristiana, hanno vissuto, hanno potuto mangiare, hanno potuto vivere abbastanza bene, perché avevano almeno tanti soggetti da dipingere e avevano parecchie commissioni anche da parte della Chiesa, tenendo conto che avevano a che fare con un popolo abbastanza ignorante e di conseguenza quello che serviva per far capire quello che volevano loro era fare delle figure o fare delle sculture in modo che rimanessero bene impresse. Per il resto poi lo spiegavano quelli che erano sull'altare, gli dicevano cosa dovevano fare, cosa non dovevano fare. E da qui piano piano siamo diventati, perché anch'io purtroppo sono battezzato e di conseguenza mi hanno preso e mi hanno messo nell'acqua, e d'altronde il pedobattesimo, che è una cosa che molte volte la Chiesa confonde con la pedofilia, il pedobattesimo è il battesimo dei bambini, che è una cosa che ti fanno quando non sei cosciente, così almeno o che tu voglia o che non voglia devi essere cristiano per forza. Però basta nascere in una parte del mondo diversa, saresti musulmano, induista o zoroastriano, qualcosa di particolare, insomma, ecco, adesso mi vengono i termini perché sono talmente tante le religioni che non si capisce più niente. Per me esiste solo il bene o il male, è una questione di scelta, o scegli una cosa o scegli l'altra. Per il resto, come dice anche la Bibbia nell'Ecclesiaste alla 3:19, dice che all'uomo spetta la stessa fine degli animali, quindi dopo la morte praticamente non ci dovrebbe essere più nulla, proprio secondo la Bibbia. Un bellissimo libro che parla della storia di parte della famiglia di Giacobbe, di genetica e di guerra, questa è la Bibbia, nient'altro che questo. Pensate che c'è gente che giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità sulla Bibbia, che ha perlomeno, non esagero, ma almeno 2000 parti che sono menzogne pure. Questo si è collegato direttamente a quello, quindi figuriamoci, se quello è pieno di menzogne, questo non ne parliamo, perché poi al di là di tutto questa è stata un'invenzione bella e buona di marketing che ha fatto sì che si creasse una figura, un figlio di Dio, perché giustamente dice come c'erano tutti un figlio, perché lui non dovrebbe averlo, quindi è giusto che sia così. E abbiamo creato la religione cristiana, che probabilmente Paolo di Tarso, che non era neanche un apostolo, anche se lui è diventato dopo, a certi un nemico di Pietro, che era quello che tradì tre volte Gesù prima che il gallo canti, che è lo stesso che poi attribuirono quando fecero l'inquisizione contro i templari che cercarono di ucciderli tutti, qualcuno rimase vivo, gli facevano dire anche che loro sputavano tre volte sul crocifisso, perché doveva richiamare appunto le tre volte che Pietro aveva rinnegato Gesù prima di andare, quando lo presero per poi metterlo in croce. E qui è stata, sì, Paolo di Tarso, d'altronde è vero, sulla strada di Damasco probabilmente ha trovato dei campi
di erba strana, si sono fumati tutti, e poi ha creato, ha fatto un piano marketing su cui basare poi la religione cristiana. Quello che sto dicendo non è perché per inficiare quello che è la conferenza di stasera, perché fondamentalmente vorrei che voi collegaste quello che io sto dicendo, ma non su basi campate per aria, su basi, cioè prettamente col lavoro più stupido del mondo, come dice il mio amico Mauro Biglino, che fondamentalmente basta prendere la Bibbia con un vocabolario e tradurre quello che c'è scritto veramente, non quello che dicono e che hanno aggiunto quelli che poi dopo l'hanno presa in mano per utilizzarla come libro sacro. Quindi anche il Vangelo logicamente l'hanno dovuto un pochino, un colpo di qua, un colpo di là, e sono venute fuori tante cose. E qui potrei ricollegarmi allo Spirito Santo, che adesso la Commissione Rabbinica Internazionale di Gerusalemme ha stabilito che Spirito Santo e Gabriele sono la stessa cosa. Quindi Gabriele non era proprio, insomma, un qualcosa che aleggiava nell'aria, che si infilava nelle orecchie, che si è infilato nell'orecchio, nel naso di Maria di Gioacchino, che ebbe l'illuminazione, ma è un qualcosa che è entrato dalla parte canonica e ha dato poi il via a quello che è stata la discendenza di Giosuè. Va bene, e questo è il collegamento alla Bibbia, né più né meno, il Corano è la stessa, più o meno la stessa identica cosa, solo che qui, almeno perlomeno in una cosa, sono abbastanza coerente, perché la Bibbia dice di non adorare delle immagini, di non adorare, diciamo, quelle che sono le gli idoli, in poche parole, comunque le figure umane. Infatti nella religione musulmana non è previsto l'uso di immagini, ma soltanto di parole o di simboli floreali. Questo ci vuole portare a quello che è stata poi tutta la missione, perché loro credevano fermamente, perché il loro Dio, quando dicevano Dio lo vuole, era praticamente la figura cristica, e loro rappresentavano con le varie croci che avevano sul loro telo da monaco, perché il bianco era appunto il colore della purezza. Loro dovevano rimanere puri in tutti i sensi, anche in quello che mangiavano, in quello che facevano. Infatti, per carità, non hanno fatto nient'altro che ammazzare a destra e a sinistra, uccidere bambini, donne, tanto in nome. Insomma, hanno fatto un'impietà incredibile quando sono stati a Costantinopoli, che hanno fatto un sacco di danni, però hanno portato a casa per esempio i 4 cavalli che sono sulla Basilica di San Marco a Venezia. Insomma, hanno portato a casa delle belle cose che ancora oggi possiamo ammirare. Ma quello che definisce proprio questo ordine di cavalieri monaci, che è una cosa veramente, è la spada, che fondamentalmente è un simbolo che ricorda la croce, ma in questa rappresentazione che ho preso dal web, tra parentesi, perché non c'è bisogno di negarlo, perché quello che si prende ormai dal web si prende tutto, infatti è pieno di cavolate, e quindi bisogna ogni tanto, però c'è anche qualcosa di che rappresenta bene quello che si vuole dire, e qui ti fa vedere esattamente quello che spiega tutto l'ordine templare. Allora, un rosario col pugnale, la spada, un forziere pieno di monete d'oro, la croce, in questo caso è una croce merlata, che è diversa dalla croce ansata, perché poi avevano diversi tipi di croce, perché sapete che loro avevano anche contatti con gli ospitalieri, con altre comunità di monaci, di guerrieri, che facevano più o meno il loro stesso lavoro. E questa è la croce patente, che sarebbe il loro motto. Paura era di non fare cavolate perché non gli togliessero i punti, era una battuta, chiaramente. La croce patente è con scritto il loro motto, che era non nobis domine, non nobis sino nomine tuo da gloria, cioè non a noi signore, non a noi, ma al nome tuo diamo la gloria. Questa è una croce che vedete ancora oggi presente in parecchie chiese, e quindi di conseguenza è diventato poi un simbolo che ha sottolineato la religione cristiana, perché ricordiamoci che il Dio dei Templari era praticamente il Cristo, cioè quello che dovrebbe essere suo figlio, ma che era in effetti poi il figlio di Gabriele. Adesso abbiamo un attimo, chiamiamo i Cavalieri Templari, in modo che grazie alla Nona Regio di A qui e a
Walter Siccardi, che è un suo studioso, vedremo qual è stato il cavaliere temporale non citato fra i 15 che vi darò dopo di loro e che vi farò leggere dal rotolo di Sion, ma questo fra Jacopo da Melazius, che è un Melazzo vicino ad Acqui, e ci spiegherà adesso la storia Walter Siccardi con i suoi cavalieri. Prego Walter. Mi chiamate Walter. I templari non ci sentono, fanno finta di non sentire. Erano proporzioni. Buonasera. Ecco Walter. Sicuro che queste cotte di maglia sono molto pesanti. Io infatti ho messo solo la cravatta. Buonasera a tutti, e è un piacere rivedere tante persone che abbiamo già incontrato altre volte. Noi siamo la Nonna Reso di Acque Terme, siamo appassionati di storia, soprattutto la storia del nostro territorio. E stiamo seguendo un progetto che riguarda le antiche strade che attraversano il nostro territorio, quindi dagli antichi Liguri raccontiamo la vita di chi era su queste strade, gli antichi Liguri, i Romani, i pellegrini medievali e i custodi delle vie medievali che erano i Cavalieri Templari. Quello che vedete adesso è una rappresentazione molto veritiera di l'equipaggiamento di un gruppo di templari nella nostra zona intorno al 1225. Ci siamo ispirati alle cronache di Matteo di Parigi, che disegna e descrive molto bene queste figure di cavalieri templari, e abbiamo cercato di riproporle con la maggior fedeltà possibile. Questo significa che ci portiamo addosso circa 20 kg di cotta di ferro, dai 3 ai 5 kg a seconda del tipo di elmo che portiamo, 1,5 kg di spada, 4 kg di scudo, mantello di lana, rigorosamente, perché la ricostruzione storica è molto importante, mantello di lana, abiti e tutto quanto, è tutto ricostruito come erano ricostruiti questi abiti. Due parole solamente, appunto: noi non siamo un gruppo di templari o neotemplari, semplicemente siamo appassionati della storia e siamo appassionati anche dal punto di vista militare delle figure di questi monaci guerrieri. Bene, allora, due parole sull'abbigliamento. Vedete, un cavaliere templare era tenuto a vestirsi in una determinata maniera. Qui siamo intorno, come vi ho detto, intorno al 1220, tra 1215 e 1225 circa. Allora guardiamo le calze di maglia di ferro, che vengono agganciate a un cinturone sopra. Sopra le calze di maglia di ferro c'è questa cotta che mi riveste completamente, tenuta ferma, come vedete, dai laccetti, perché altrimenti alzando il braccio con la spada va giù. Tutta fermata, vedete le giarrettiere anche che fermano le calze. La tunica, la sovratunica, con la croce patente, la croa patè che portavano sopra e li distinguevi immediatamente. Il mantello di lana, questo qui era un simbolo molto molto forte. Per un cavaliere templare essere privato del mantello era una forma di punizione gravissima, per cui il mantello era l'ordine. Portavano questo mantello, portavano praticamente senza cappuccio, anche se poi lo mettevano nelle occasioni cerimoniali, non si doveva vedere il cappuccio, avevano una serie di limitazioni. I guanti che porto, vedete questa forma, li chiamano la moschettiera. Sapete cosa serve? Serve ad evitare che il vento si infili nelle vostre maniche quando andate a cavallo. Dovete tenere conto che questa era gente che si spostava a cavallo, erano cavalieri. L'armamento difensivo è completato da un elmo
che si pone sopra questa cuffia di maglia di ferro che porto. L'elmo è pesante, questo qui pesa circa 3,5 kg, vedete? È studiato per essere più spesso nella parte frontale e nel coppo, in modo da resistere più facilmente agli urti che avvenivano frontalmente. Essendo un elmo da combattimento e non da torneo, notate che ha gli occhi, diciamo le feritoie degli occhi piuttosto larghe, perché era preferibile la visibilità rispetto alla possibilità di prendersi la scheggia di una lancia durante un colpo di torneo. L'armamento offensivo era fondamentalmente dato da una lancia, che non abbiamo portato perché non ci stava sulla macchina, una lancia che veniva portata a cavallo, una lancia con un ferro molto molto acuminato. Dovete immaginare che un cavaliere medievale, noi lo idealizziamo diciamo come un forte, bellissimo eroe, tutto il resto, era un carro armato. Voi immaginate un carro armato in cui la propulsione data da questo animale, un cavallo da guerra che pesava sui 5 quintali e mezzo, 6 quintali, più circa un quintalozzo abbondante di cavaliere sopra, armato così, una lancia e tutta questa massa a 25-30 km all'ora viene concentrata, tutta l'energia viene concentrata su una punta. Una punta piramidale, estremamente acuta. Quando arriva al bersaglio non c'è niente che lo può fermare. Quindi uno scontro con uno di questi cavalieri era veramente come andare a sbattere contro un carro armato. Nel momento in cui ci si fermava, si spezzava la lancia, allora parlavano le spade. Ecco. Le spade di quell'epoca sono di varie forme. Queste sono spade da cavallo, non sono fatte per fare della scherma elegante. Queste tagliano, tracciano, perforano. Sono spade che pesano dal 1,3 kg al 1,5 kg. Sono molto flessibili. In questo periodo si privilegia ancora il colpo di taglio. Voi immaginate, un attimino solo, allora immaginate di essere a cavallo, di aver sguainato la vostra spada e di passare a quasi 30 km all'ora davanti a un gruppo di avversari appiedati, semplicemente facendo questo lavoro, lasciandolo andare giù. Tra la vostra velocità, la massa della vostra spada, del vostro braccio, potevate tagliare in due qualunque avversario che vi si ponesse davanti. E quello era quello che faceva. Se erano costretti a scendere da cavallo, allora incominciava il combattimento vero e proprio. Lo scudo, che è una parte fondamentale dell'armamento difensivo, lo scudo è fatto di vari strati di legno legati insieme da cuoio e tela. Regge l'impatto di colpi molto forti, pesa però sui 5 kg. Viene agganciato, viene tenuto da una correggia. Viene agganciato alle spalle con una correggia, vedete l'interno come è fatto, contiene un'imbottitura, la maniglia di pelle che permette di portarlo molto bene, ed è utilizzato tanto per parare i colpi, ma anche per colpire l'avversario. Quindi era un combattimento in piena regola, era combattimento medievale, in vero, scusate, ecco qua. Ecco, questo è sempre uno scudo di foggia un po' più antiquata rispetto a quell'epoca. Notate un'altra cosa, l'araldica tipica dei cavalieri templari. Il bianco e il nero, a tutt'oggi non sappiamo esattamente il significato recondito, cioè lo supponiamo. Si parlava del bianco come... In araldica il bianco è argento e rappresenta il colore della saggezza, ma presso un cavaliere medievale, soprattutto presso un cavaliere templare, è anche il colore del sudario. Quindi il bianco e la croce rossa
dovrebbero rappresentare il martirio. Tenete conto che un cavaliere templare era votato alla morte. Nel momento in cui entravi all'interno dell'ordine, tu sapevi che morivi. Non sapevi quando, non sapevi dove, ma tu sapevi che morivi. Questo era fondamentale. Il nero, appunto, il nero è un non colore nel Medioevo. È un po' difficile da definire. Essendo un non colore, era riservato a determinate figure giuridiche o religiose, ma rappresenta anche il mondo materiale in generale. Quindi non si sa ancora molto su questa araldica dei cavalieri templari. Lo stesso la forma delle croci, le abbiamo trovate croci patenti, croci ansate, le abbiamo trovate in tutte le maniere. Anche sugli affreschi di Bevignante, così è difficile trovare una croce uguale. Comunque erano cose molto importanti perché permettevano ai nemici di individuare rapidamente con una prima occhiata il cavaliere templare. E questo cosa faceva? Permetteva al nemico di scappare. Il cavaliere templare non chiedeva pietà, non concedeva pietà. Il suo compito era di proteggere i pellegrini a qualunque costo. Infatti si diceva che il cavaliere templare, un po' come gli spartani, non chiedeva mai quanti fossero i nemici, chiedeva solo dove fossero i nemici. Se vi può capitare, hanno fatto qualche tempo fa un bellissimo film tratto da una serie di libri. Il film si chiama Arn, il Templare, e nelle scene iniziali c'è proprio questo combattimento molto bello, molto dinamico, in cui salva un gruppo di saraceni che sono attaccati da dei predoni e poi li pone sotto la protezione dello scudo. La sera si accampano così, lui appende lo scudo dei templari e dice questo. Quelli dicono: ma non hai paura di essere attaccato durante la notte? Ha detto: no, vedono l'insegna dei templari, nessuno si avvicina dove c'è un'insegna dei templari. Ecco, questo era uno dei motivi. Chi erano i templari dal punto di vista militare? I templari dal punto di vista militare erano una forza incredibile. Innanzitutto, a differenza degli altri ordini monastici che sono diventati combattenti, ma nascono prima come ospitalieri, appunto i Giovanniti o i Cavalieri del Tao, che sono i più antichi in generale, i Cavalieri del Tao sono prima dell'anno 1000. Quando arrivano i Templari è una rivoluzione completa, perché i Templari sono cavalieri, sono già cavalieri. Non esiste una cerimonia di investitura cavalleresca templare, esiste la cerimonia del mantello in cui viene accolto all'interno dell'ordine, ma per essere un cavaliere templare devi essere un cavaliere e appartenere per i quattro quarti a una nobiltà ed essere legittimato da tutti i tuoi genitori. Non puoi essere figlio bastardo, non puoi essere con delle incertezze sulle tue origini. Quindi sei già un cavaliere. Uno si chiede: ma come mai dagli altre parti si faceva proselitismo anche tra i non cavalieri e i templari no? Semplicemente perché i templari erano un ordine combattente. Loro avevano bisogno di soldati capaci di combattere meglio di tutti gli altri soldati. Queste cose qui li trovavi solamente nei cavalieri. Il fenomeno della cavalleria medievale è un fenomeno molto complesso e un fenomeno molto pericoloso da gestire. Quando a un certo punto, dopo l'anno 1000, ci si ritrova a gestire un sacco di giovani violenti che vengono da una struttura culturale che inneggia al primato fisico, alla sopraffazione, alla violenza. Questo è il mondo medievale all'inizio. Ci si ritrova con il grosso problema di dover gestire questi personaggi. E per gestirli che cosa c'è? Da noi adesso li metti a tifare per una squadra di calcio e fai gli ultras, oppure li metti
a combattere in un esercito. Allora, si è trovata la maniera di incanalare questa spinta distruttiva in varie forme. Nasce la cavalleria come noi la conosciamo e nasce un'idea spirituale di cavalleria che serve per mantenere sotto controllo questi personaggi. Quando a un certo punto della nostra storia ci si trova davanti il fatto che l'Europa è frazionata in vari stati, c'è una grossa crisi economica portata dal fatto molto semplice che i paesi arabi dell'epoca, l'Islam dell'epoca era molto più ricco del nostro occidente, loro avevano le rotte, portavano l'oro, portavano le spezie, controllavano molto dei mari, e qui si sono trovati che dovevano in qualche maniera pareggiare i conti. Si comincia con questi pellegrinaggi armati. Ricordiamoci che le crociate non sono mai un fenomeno di conquista, una cosa tutti parlano, le crociate andiamo a conquistare, no, erano forme di pellegrinaggio armato. Pellegrinaggio armato perché c'erano i predoni, c'erano questi personaggi, il pellegrino medievale, quello che noi trovavamo qui sulla via Francigena, che era messo sotto la mercé dei vari potentati, dei vari predoni, dei vari banditi. C'era bisogno di proteggerlo. Ugo di Pagano, probabilmente cavaliere, nobile cavaliere, col suo seguito di cavaliere, probabilmente ha pensato di incanalare il suo fervore combattente in qualche maniera, ha detto proteggiamo i pellegrini, e nasce l'ordine dei Cavalieri Templari. È un ordine che parte subito in quarta, perché è creato al posto giusto e nel momento giusto, e soprattutto con fortissimi legami con il mondo cavalleresco e con il mondo religioso. Bernardo di Clairvaux, Bernardo di Carvale, era un nobile con un'educazione cavalleresca, ha capito subito quello che poteva fare con questi ferventi e violenti cavalieri, e gli ha dato una regola, gli ha dato uno scopo, e questi cavalieri con questo scopo sono entrati nella leggenda. La regola dei Templari è una regola durissima, una delle cose più feroci che possiate immaginare. Al momento dell'ingresso nell'ordine, loro te lo dicevano, ti portavano in giro, faccio un paragone, poi dopo vi dirò che cosa c'è ancora uguale adesso, vi portavano in giro, vi facevano vedere le belle scuderie, i cavalli, le armi, vi facevano vedere la disciplina che regnava tra questi cavalieri, le vesti. Quando questi uscivano tutti insieme, tutti vestiti uguali, tutti in silenzio, tutti con queste armature che si muovevano all'unisono, rimanevi ammirato. E poi ti dicevano, bene, allora tu adesso hai visto la bellezza del nostro ordine, hai visto le ricchezze che ci sono, che custodiamo, hai visto la micidialità delle armi, i nostri cavalli. Bene, però io ti devo dire che quando tu vorrai dormire, io ti comanderò di vegliare. Quando tu desidererai di essere oltre mare, io ti manderò di qua del mare. Se tu pensi di andare in terra di Francia, io ti manderò in lingua d'Italia, o ti manderò sul mare Baltico, o ti manderò ove sia necessario e non ove il tuo cuore lo desideri. Il cavaliere templare, nel momento in cui entrava nell'ordine, rinunciava a tutto. Per dire tutto significa niente più proprietà privata. Se venivi trovato ferito o in punto di morte con anche solo una moneta di rame nel tuo borsellino, venivi sepolto fuori dal convento, non in terra consacrata. Le stesse vesti che loro indossavano non erano le loro: il mantello apparteneva al drappiere, le spade all'armaiolo, i cavalli al siniscalco e così via. Era un ordine in cui non esisteva la proprietà privata e non esisteva la volontà privata. Un'altra cosa fondamentale è che, a differenza degli altri ordini che sono nati poi dopo con lo spirito militare, Bernardo gli dice: per trovare le persone giuste
non andare nelle chiese, non frequentare le chiese, perché quelli che frequentano troppo le chiese poi la spada non è che la reggono così tanto bene, sono più abituati a chinarsi. Noi abbiamo bisogno di gente che sappia cosa fare. Vai a cercare nelle taverne, vai a cercare nei luoghi malfamati, vai a cercare dove ci sono dei cavalieri disperati che hanno perso l'orgoglio, che hanno perso tutto, e dagli una possibilità di una morte onorevole. E dice: guarda, se vieni con me non ti salvi la vita, ti salvi l'anima. Noi ti diamo la possibilità di morire da eroe, ti diamo la possibilità di entrare nella leggenda, ti diamo la possibilità di diventare un qualcuno, una parte di una grande famiglia, ti diamo la possibilità di diventare un cavaliere del Tempio, un povero soldato di Cristo, il Miles Christi. E in quel momento moltissimi accettarono di fare questa sfida. Vi ho detto questo perché esiste ancora una struttura che funziona esattamente così, che va a prendere la gente nei posti più strani, nei posti dove ci sono i mezzi delinquenti, dove ci sono ex soldati che non hanno più una patria, ufficiali impoveriti, si chiama legione straniera. La legione assomiglia molto a una caserma dei templari, anche lì rinuncia a tutto, rinuncia alla tua volontà, non hai più il tuo nome, non hai più la tua nazionalità. Legio, patria nostra, non appartiene neanche alla Francia, appartiene alla legione, così come un cavaliere templare apparteneva al Tempio. Questo è molto molto importante, la rinuncia della propria volontà per accettare la volontà collettiva di questo Tempio. Vi ho descritto un po' questa figura militare perché noi abbiamo sempre un'immagine o romanzata o eccessivamente burocratica del cavaliere templare. Invece il cavaliere templare era un figlio del suo tempo, era un guerriero votato a un ideale. Il suo ideale era quello di proteggere i pellegrini, perché poi dopo pensiamo si levano la protezione della cristianità. No, nessun cavaliere templare si è mai levato a proteggere la cristianità in generale. Il cavaliere templare rispondeva al Papa, quindi era un esercito privato del Papa, rispondevi solamente al Papa. Se il Papa ti diceva fai quello, loro lo facevano. Ma nessun nobile, nessun cardinale, nessun altro cosa poteva comandare alcunché a un cavaliere templare, in quanto rispondevi solamente al Papa. Questo è molto importante. Loro nascono come protettori dei pellegrini e delle strade. Seconda cosa molto importante, le strade. Il Medioevo ha bisogno di strade, i romani avevano delle strade che funzionavano. Nel Medioevo purtroppo le strade erano diventate infide, insicure, mal tenute. C'era bisogno di qualcuno che garantisse il passaggio dei pellegrini, ma garantisse anche il passaggio delle merci. E i cavalieri templari facevano quello. Tant'è vero, come ha accennato il professore, hanno inventato la lettera di credito, perché tu non potevi viaggiare con 15 kg d'oro, perché dovevi andare, che so, partire qui da Acqui Terme e andare al crack dei cavalieri in Siria con 15 kg d'oro, era un casino. Semplicemente arrivava al tempio, consegnavi i tuoi 15 kg d'oro al tempio, loro ti facevano la tua lettera di credito, pagate a vista al portatore di questa cosa qui, l'equivalente dei 15 kg meno una parte che non era molto elevata, non era molto elevata. Loro contavano sul fatto che avevi il 50% di possibilità di arrivare a riscuotere la tua lettera di credito, quindi quelle cose lì gli rimanevano a loro. Un'altra cosa importantissima dei cavalieri templari: noi vediamo i cavalieri combattenti, che non sono tantissimi. Pensate che nel massimo periodo di splendore in tutta la Terra Santa non c'erano più di 300 cavalieri templari. 300. A questi aggiungete i torcopolieri, aggiungete diciamo 4-5 persone per ogni cavaliere, che era il seguito che avevano così di combattenti, ma erano 300, e 300 erano in grado di risolvere delle battaglie.
contro Saladino è famosa quella storia in cui a un certo punto si trovano circa 50 cavalieri templari poco dopo la sconfitta di Attin, dei corri di Attin, si ritrovano all'uscita di una gola molto profonda, all'alba, si trovano davanti l'esercito del Saladino, con tutto l'accampamento, questi si guardano un attimino, cosa fanno? Sono 50, caricano, e hanno messo in fuga l'esercito del Saladino, hanno ucciso 5.000, 50 cavalieri, hanno ucciso 5.000 saraceni, mettendoli in fuga. Sarà che questi nella nebbia mattutina, con i mantelli, con tutti gli elmi, con tutti quanti, questi sono andati, i jin, i demoni del deserto, immaginate la cacofonia di rumori, i cavalli che nitrivano, questi che arrivavano all'assalto silenziosissimi, che colpivano, e questi qui, la paura e la superstizione hanno fatto il loro lavoro e li hanno messi in fuga, però 54 o 5.000. Ci vuole del fegato per fare una cosa del genere. Bene, i cavalieri templari c'erano dalle nostre parti, come vi ha detto il professore. Ve ne parlo di uno che stiamo cercando, che abbiamo trovato stranamente per caso. Ci siamo imbattuti in questo Jacopo da Bellacius, Jacopo da Melazzo. Melazzo è un piccolo paesino vicino ad Acquiterme, con un bel castello dove è nato San Guido e dei conti di Acquosana. Bene, ci ritroviamo questo Jacopo da Bellacius che intorno al 1225 appare in tutti gli atti pubblici di un territorio vastissimo, fino a Vercelli. È incaricato addirittura da Giacomo di Lombardia, che è il precettore di tutte le lingue italiane, quindi è il capo dei capi dei Cavalieri Templari di Roma, che lo fa precettore della precettoria di Vercelli. Vercelli è uno dei centri più importanti, una delle chiese più importanti, ed è proprio sulla via Francigena, quindi l'ha messo a capo di questa precettoria che in pratica gestiva quasi tutto il nord Italia. Incuriositi da questo, troviamo questi atti, lui controfirmava tutti questi atti, addirittura la cessione dei guadi di Ovada. Ovada vuol dire guado, guadus, guadus. Il marchese di Ponzone, con un atto di liberalità controfirmato da questo cavaliere templare Jacopo da Melazzo, dona questo terreno alla popolazione che poi costruirà Ovada. Ma noi ci imbattiamo in una cosa più interessante. Vercelli, cardinale Gualabicchieri, non so se siete appassionati di Medioevo, allora cardinale di Gualabicchieri, andiamo a vedere che cosa c'è. Cardinale Gualabicchieri è una personcina che, tra le varie cose che ha fatto, ha ristilato la Magna Carta in Inghilterra. Sarebbe il vescovo cattivo di tutti i film di Robin Hood, dove c'è il vescovo non cattivo, quello lì è il vescovo Gualabicchieri. Gualabicchieri che venne mandato intorno al 1216 da Vercelli, venne mandato dal Papa, incaricato in Inghilterra, per fare in modo che le proprietà della Chiesa venissero salvaguardate da questa guerra civile che correva tra i baroni e Giovanni senza terra. Lui si fece accompagnare da questo signore, Jacopo da Bellacius, che per cui questo quasi sconosciuto da noi cavaliere templare te lo ritrovi in Inghilterra, niente poco di meno che con il principe Giovanni, anzi a quel punto lì è Giovanni senza terra, e fa da scorta al cardinale Gualabicchieri. Allora andiamo a vedere, ma come mai Gualabicchieri si circonda di templari e di altre cose? Poi scopri che il padre del cardinale Gualabicchieri era stato ferito a morte durante la presa di San Giovanni d'Acri, e prima di morire ha donato tutte le sue proprietà al tempio, facendosi ricoprire dal mantello prima di morire, con le due clausole che il denaro che lui aveva donato al tempio venisse utilizzato per far guerra al Saladino, e l'altra era che il tempio salvaguardasse la carriera del figlio, e di carriera ne ha fatto tanta.
la carriera l'ha fatta tanta, perché è riuscito ad arrivare appunto lì e addirittura controfirmare la Magna Carta. Non solo, i templari che si era portato dall'Italia, questo qua la bicchieri, furono importantissimi perché fecero un'altra cosa, costruirono il tempio a Londra, che praticamente la chiesa del tempio, del temple, divenne anche la cassa reale, perché i templari erano conosciuti per l'onestà incredibile che avevano, che noi diciamo poi una cattiva pubblicistica dopo ha detto ah, i templari erano molto onesti per quel caso, per quello che gli competeva. Poi Filippo il Bello non voleva restituire i soldi, allora quindi nasce tutto di lì. E noi ci ritroviamo questo Jacopo da Melazzo in Inghilterra, ci ritroviamo con tutte queste storie e decidiamo di fare una ricerca. Adesso speriamo, grazie al professore, di riuscire a capire qualche cosa di più, perché poi 100 anni dopo gli inglesi ritorneranno in qualche maniera a Melazzo con il figlio di Edoardo, e lì è un'altra storia che vi racconteremo la prossima volta. Comunque, i Cavalieri Templari sono stati molto molto importanti per tanti versi. Fondamentalmente la loro breve storia, perché neanche 200 anni sono in giro, la loro breve storia è talmente carica di gloria, talmente carica di geste incredibili, che ci dimentichiamo poi le varie cose. Se avete visto quel film Le Crociate, quello di Ridley Scott, il cui titolo originale era molto meglio, Il Regno dei Cieli era molto meglio, vedete che c'è questo gran maestro dei Cavalieri Templari che è lì, che è corrotto e tutto il resto. C'è stato un periodo in cui purtroppo anche all'interno dei Cavalieri Templari è entrata la politica, per cui il gran maestro non veniva più scelto solo perché era in grado di gestire questi fratelli cavalieri, perché era un grande cavaliere, perché era un uomo di principi, ma soprattutto perché avevi delle buone referenze, delle buone amicizie e sapevi dove andare a parare. Questo ha contribuito poi molto a minare l'ordine e alla fine a farlo crollare. Comunque, è una storia appassionante, è una storia molto bella. Noi siamo contenti di rivestire queste vesti, come vi ho detto, noi le rivestiamo dal punto di vista di appassionati di storia, quindi se ci chiedete cose strane sull'ordine e tutto il resto vi risponderemo non lo sappiamo, noi possiamo solamente dirvi quello che sappiamo dal punto di vista militare, dal punto di vista operativo, da come venivano nutriti. La regola francese è molto interessante, perché è il primo manuale da caserma che ci è arrivato dal Medioevo, un manuale da caserma vero e proprio che ti dice come devono essere fatti i turni di guardia, come ti devi vestire, che roba devi mangiare, come la devi dividere, le armi chi te le dà, come le devi tenere, come ci si sposta in colonna per non far polvere agli altri, come devi mantenere la disciplina, questo è fondamentale. E a un certo punto ti insegna anche come fare una carica a cavallo, e per noi che siamo amanti di questa parte del Medioevo è importante sapere come si fa una carica di cavalleria a cavallo, e lì capisci il perché i Cavalieri Templari erano superiori agli altri, perché avevano una disciplina ferrea. Il cavaliere feudale era fondamentalmente anarchico. Io sono, c'è la spada più bella, più lunga, più grossa, faccio questo, faccio quest'altro, e non rispettava molto facilmente gli ordini di battaglia. I templari sì, perché i templari andavano ad bellum pacifici, vuol dire che andavano in combattimento dentro assolutamente sereni, molto zen, come dei samurai, perché avevano lasciato già dietro tutto, erano i loro momenti di gloria terrena, li avevano vissuti quando erano cavalieri normali. Quando entravano lì loro erano alla guerra pacifici, avevano lasciato tutto dietro, quindi erano esclusivamente concentrati su quello che facevano. Un'altra cosa interessante, il cavaliere templare non poteva adirarsi neanche contro il nemico. Voi dite, ma come non ti arrabbi contro il nemico? Beh,
l'esperienza di arti marziali, di combattimenti ne ho. Allora, se ti arrabbi contro un nemico, fai il gioco del tuo nemico, perché più sei arrabbiato e meno pensi. Invece più sei freddo, più calcoli ogni cosa e meglio rispondi. E l'altra cosa molto importante che ha dato grande successo all'Ordine Templare è il fatto che loro trattavano bene la gente. Nessun cavaliere templare picchiava il contadino, erano obbligati alla gentilezza, obbligati. Anche se il servo della gleba ti faceva un dispetto o roba del genere, dovevi sorridere, riprenderlo, ma non potevi picchiarlo, a meno che non avesse fatto qualche cosa di veramente balordo, tipo lasciarti il topo morto dentro il minestrone, ma in tal caso dovevi andare dal tuo maestro, che avrebbe poi giudicato lui. Tu non potevi assolutamente perdere le staffe contro una persona che fosse meno di te, oppure che fosse un tuo confratello. Non potevi parlargli dietro, non potevi parlargli male. Eri obbligato a prestare aiuto. Quindi era un ordine ferocissimo, ma gentile. Molto gentile. Avevano anche degli ottimi rapporti con i saraceni quando non combattevano. Non si arrendevano mai, anche perché, come si vede sempre in quel film lì, se venivano catturati venivano decapitati immediatamente, perché non veniva pagato riscatto per loro e difficilmente comunque si facevano prendere arrendendosi. Quindi non valeva la pena perdere molto tempo, quindi li ammazzavano facilmente. L'ordine è sparito, non è sparito. Questo è un grande mistero. Sappiamo qualche cosa dalla parte dell'Inghilterra. Dunque, sembra che l'ultima carica dei cavalieri templari sia stata fatta in Scozia, intorno al 1312, sì, quando Robert de Bruce stava combattendo contro gli inglesi, stava perdendo questa sua battaglia, e vedono apparire all'improvviso uno squadrone di cavalieri tutti ammattati di bianco con le croci che attaccano gli inglesi in silenzio, sconfiggono quest'ala degli inglesi mettendoli in fuga e scompaiono. La Scozia si era rifiutata in effetti di perseguitare l'ordine templare dopo l'editto di Filippo il Bello, e potrebbe essere che sia stato un dono di ringraziamento che questi cavalieri templari abbiano fatto a Robert de Bruce. Poi di lì c'è tutta la storia della massoneria eccetera eccetera in Scozia. Comunque spero che, insomma, vi piacciono queste tenute che abbiamo, sono scomodissime, ve lo diciamo, molto scomode. Ogni tanto ci viene da pensare come facevano con il caldo soffocante che poteva esserci nel deserto. Vabbè, che il bianco respinge un po' il calore, ragazzi, pesano questa roba qui. E ringraziamo anche gli artigiani che ci hanno ricostruito il più possibile di tutto. Ah, una piccola cosa, vedete, non possiamo portare per ricostruire la figura, non era vietato per il cavaliere templare avere ornamenti, per cui addirittura grattavano via l'oro dagli speroni. Vedete che anche non c'è niente di dorato, di altre cose. Addirittura sulla spada, su questa spada abbiamo ricoperto gli ornamenti, c'erano degli ornamenti, vedete che c'è del drappo nero, in modo che non ci sia, questa qui vedete che ha la croce templare sopra, e noi cerchiamo il più possibile di avvicinarci a quello che archeologicamente ci viene raccontato. Poi per il resto la leggenda, e su quello non entriamo. Ridiamo la parola al professore, e nonna Reggio vi saluta. Molto preparato. Devo dire che, appena riesco ad aprire il microfono, devo dire che loro mi danno sempre una grossa mano, perché io ho parecchi punti oscuri, specialmente nella storia medievale, per il motivo che vi ho detto prima. E non è la mia specializzazione. Grazie ancora. Quindi questo vi fa capire l'intervento degli amici della Nona Reggio, come il contrasto enorme che c'è tra la verità
purtroppo che sta venendo fuori archeologica adesso è quello che effettivamente poteva essere la missione di questi cavalieri, come lui ha ben detto, dell'ordine del Tempio. È chiaro che è molto più facile arrivare a credere a quello che hanno detto loro che a quello che ho detto prima io, perché io sono un pochino uno a cui piace stuzzicare, perché fondamentalmente gli studi fatti sui reperti archeologici e anche sui documenti dell'epoca ci stanno dando veramente risultati incredibili per quanto riguarda la storia della religione, soprattutto cristiana. E questo è veramente, da un lato ti dispiace, perché poi fondamentalmente a tutti sarebbe piaciuto un giorno andare in paradiso, e, insomma, oppure chissà, magari io non ci sarei andato comunque, non ci andrò lo stesso, ammesso che ci sia. Però al di là di questo, tutto è stato inquinato dalla letteratura, dalla filosofia, e di vero è rimasto ben poco. Ed ecco perché qui viene fuori l'archeologia, perché l'archeologia è la fonte primaria della storia ed è quella che dà poi i riscontri oggettivi. È chiaro che mi sono avvalso proprio della facoltà di non rispondere, questo lo dicevo in tribunale quando mi interrogavano. Mi sono avvalso della nona legio, perché loro sono veramente, sotto l'aspetto militare, erano gli unici che potevano dare una descrizione precisa di quella che era la forza militare di questo gruppo monastico cavalleresco. Essendo il fatto che poi si è confuso molto con il discorso di quando furono perseguitati e uccisi, perché gli fecero dichiarare delle cose che sono irripetibili. Dal dover baciare in determinati punti del corpo, che poi per cercare di metterci una pezza in seguito sono stati, perché dovevano baciare l'altro cavaliere magari nudo sulla fronte, sul naso, sulla gola, sul plesso solare, nelle parti intime, fino ad arrivare addirittura all'ano, per dire qualcosa. Ma questo poi ci ha fatto capire che fondamentalmente voleva soltanto hanno cercato di riprendere il seguito, così la consecutio spirituale dei sette punti dei chakra, di quelli che sono i chakra orientali. Infatti, se voi guardate i chakra, vedete che sono esattamente piazzati nei punti in cui vi ho detto io. Chiaro, poi hanno inventato la figura di Baphomet, che è un demone, e loro dovevano dichiarare di adorare questa divinità diabolica, che poi non era nient'altro che la distorsione del nome di Maomet. Ma vediamo, finalmente arriviamo al punto clou della serata, che dopo aver fatto un attimino anche un po' l'avvocato del diavolo, e soprattutto il discorso che mi incuriosisce sempre, penso che finché avrò un respiro ci picchierò dentro, prima o poi qualcuno mi darà ragione, sarà dura, perché penso di avere già una scomunica in corso da parte del Vaticano. E vediamo perché arriviamo diciamo in italiano, in francese è Guillaume de Beaujeu, che sarebbe Guglielmo, mi verrebbe dire di bella gioia, ma mi ricorda Renato Pozzetto, quindi de Beaujeu di buon gioco, che era nato appunto nel 1230 in Francia, non sappiamo esattamente dove, ma sappiamo con esattezza quando è morto. E era un nobile imparentato con Luigi IX di Francia e Carlo d'Angiole di Sicilia. Entrò nell'ordine templare all'età di 20 anni, lo potrete scritto, e non giunse neanche in Terra Santa quando venne eletto Gran Maestro. Ripeto, Gran Maestro è un termine che non è corretto, sarebbe più giusto dire Maestro più che Gran Maestro, perché Gran Maestro ricorda, poi è venuto fuori quando hanno voluto abbinare il templarismo alla massoneria. Quindi è sotto di lui che abbiamo visto il giuramento dei templari, che vi ha già descritto molto bene l'amico Walter. Chiaramente, come vedete, cioè tutto il contrario di quello che ho detto io prima, ma io l'ho voluto fare apposta per farvi capire che fondamentalmente quando si ha fede, infatti io rispetto moltissimo le persone che hanno fede, perché chi ha fede ha sicuramente un appiglio per tutto, è il farmaco dei farmaci la fede, è quello che dà una risposta a tutto e soprattutto ti dà una speranza di una vita oltre la morte, cosa che nessun altro ti potrebbe dare se guardiamo il nostro
la nostra origine animale, perché poi in fondo noi siamo degli animali, e forse neanche i più giusti che abitano la terra. Però comunque, al di là di questo, è chiaro che loro si ispiravano eventualmente, evidentemente, alla fede cristiana. Questo mi pare più che detto e ridetto. Ma vediamo che cos'è il rotolo di Sion, perché tutti, anche quando ho fatto l'ultimo convegno giù in Abruzzo, ho parlato di questi cavalieri, di questi nobili che sono stati i cavalieri templari laggiù, e leggo testualmente uno scritto risalente al 1334 vergato a mano su pergamena da un rabbino francese, Levi Ben Gershon di Perpignan, ricopiando probabilmente un manoscritto che riportava la cronistoria dell'ordine templare, ma soprattutto tutti i verbali contenenti i giuramenti dei vari cavalieri sotto i maestri dell'ordine del Tempio, nell'arco di due secoli. Lo redasse in ebraico a forma di rotolo per ricordare la Sefer Torah. Sapete, la Sefer Torah sono i due rotoli che vedete sempre quando si vede qualche filmato sugli ebrei, sulle sinagoghe. Ci sono appunto la Torah, cioè il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, l'Antico Testamento, sono scritti in questi rotoli che vengono via via srotolati e senza toccare, con uno strumento a forma di manina, viene letto, in modo, perché non bisogna mai toccare le cose che riguardano Dio, comunque, secondo queste credenze, che vengono considerate sane. E nel 2018 fu donato dalla sinagoga di Perpignan alla biblioteca dell'Università Ebraica di Gerusalemme, che aprendo l'Arona Kodesh. L'Arona Kodesh è quel mobiletto di legno dove viene contenuta proprio la Torah. Scoprì che non si trattava di una Torah, ma di un documento storico importantissimo, tanto da essere custodito nell'archivio segreto. A disposizione solo degli accademici, previa richiesta al Ministero della Cultura. Pensate che la copia anastatica di questo rotolo costa 15.000 euro, soltanto avere una copia anastatica. Io infatti non l'ho comprata, mi sono fidato dei miei colleghi che mi hanno aiutato, perché effettivamente abbiamo preso soltanto le parti che ci potevano interessare ognuno di noi. Ecco qui, come voi capirete, state leggendo perfettamente ed esattamente quello che c'è scritto. Il rotolo di Sion, riscoperto da 3 anni, è scritto in ebraico. Noi l'abbiamo anche scritto, perché se no mi ricordavo. L'abbiamo tradotto alla parte che ci interessava in italiano per essere più comprensibile. E sotto, come vedete, c'è scritto, avete già letto tutto, posso passare all'altra. No, questa è la traduzione. Nel 1274 giunsero dal Piemonte a Roma un nutrito gruppo di pellegrini, aspiranti cavalieri templari, che avendo eseguito le pratiche ascetiche necessarie e sapendo della presenza di Guillaume de Beaujeu al concilio di Lione II, di Papa Gregorio X, giurarono alla sua presenza fedeltà al Tempio e furono nominati cavalieri. Ecco di seguito i loro nomi e la loro provenienza. Da Alexandria de Palea a Dobrando Cermelli, provenienza Gamondium. Quella è la genuflessione che si faceva quando si veniva nominati cavalieri, a cui veniva dato il mantello, quel mantello che ha fatto vedere prima, Walter. Poi abbiamo, sempre da Alexandria de Palea, o de Palea, adesso non so come dire, comunque dovrebbe essere Palea, dovrebbe essere Palude, credo, perché molti poi l'hanno confuso con Paglia, infatti invece veniva chiamata anche Alessandria della Paglia, forse per la faccenda di quel signore che è andato fuori con la mucca piena di fieno, che non mi ricordo come si chiama, comunque lui. Comunque Palea in questo caso sì, vuol dire palude. Un certo Berardo Castellani Merlani, aveva il doppio cognome perché erano tutti di origine nobile, che veniva da Gamondium. Così c'è scritto sopra il rotolo. Poi è chiaro che i dati vennero presi allora, quindi parliamo di veramente un bel po' di secoli fa. Sempre da Alexandria de Palea, Tommaso Cassani da Gamondium pare che abbia dato parecchi cavalieri all'ordine. Poi un certo Giovanni Carabelli da Bergolium, che era uno dei villaggi che diede poi nel 1168 l'origine alla città di Alessandria, come voi sapete meglio di me. Io non sono alessandrino di nascita, ma di adozione.
io sono Magno Greco, quindi vengo dalla Calabria Saudita, e quindi è chiaro che mi è venuto l'amore per questa città perché ci ho fatto tutto, le scuole elementari, le medie, eccetera eccetera. L'università non c'era allora, bisognava andare a Genova, e meno male, almeno ho studiato davanti al mare. Poi sempre da Alexandria De Balea, Andrea Felizzani da Agamondium. Sempre da Alessandria De Balea, Domenico Ferrari da Roboretum, che probabilmente davano il nome della città, poi forse proprio anche loro avevano dichiarato da quale zona della città arrivavano. Roboretum sarà chiaramente Rovereto, dove c'è la chiesa di Santa Maria di Castello, dove abbiamo una presenza umana già a partire dal Neolitico, specialmente dove c'è la chiesa materialmente, per arrivare poi all'insediamento, insediamenti dell'età del ferro fino ad arrivare ai Romani, e poi ai paleocristiani, e via via vediamo la chiesa che c'è adesso, una delle zone più antiche della città di Alessandria. Ma anche Caristo, la zona del Cristo è una zona abbastanza antica, perché addirittura fu visitata dagli, fu fondata dagli Stazielli, gli stessi che fondarono Aquiterna, Acquestazielli, no? Erano una popolazione ligure. Poi abbiamo Giacomo Gambarini, ma qui anche qui la traduzione che mi hanno mandato dice da Maringaunum, che poi Maringaunum dovrebbe essere da Marengo, però gli Ingauni non dimentichiamo che erano anch'essi una popolazione ligure, infatti se ricordiamo c'è una cittadina in Riviera che si chiama Albenga, e al tempo dei Romani si chiamava Albingaunum, e quindi di conseguenza non lo so se questa è la traduzione giusta, perché ripeto, la traduzione non l'ho fatta io, ma l'hanno fatta i miei, quei due professori che vi ho fatto vedere prima, Auf e Wolfram, che loro conoscono l'ebraico antico, e mi hanno mandato la traduzione della parte che appunto era dedicata ad Alessandria. Poi abbiamo Gentile Inviziati, sempre da Roboretum, poi Giuseppe Panizza da Bergolium, sembra che stia elencando i giocatori della squadra di calcio, scusatemi, intanto forza Grigi, perché così almeno diamo un tocco di sportività anche a quella, anche loro hanno combattuto per la città in qualche modo. Poi abbiamo da Dertona Guido Malaspina, Dertona vabbè chiaramente si riferisce alla città di Tortona, il nome viene dai Liguri Dectunini, perché sapete che queste zone erano tutte zone celto-liguri, abbiamo parecchi cognomi che ce lo ricordano, tra cui l'amico Galliani che è qui con noi stasera, e poi abbiamo sempre da Dertona Aldo Brandino Ferrari di Strata, da Clavenium è una città un po' sconosciuta, un paese un po' sconosciuto che era comunque nel territorio di Tortona, ed è citato appunto in questo rotolo, non mi ricordo, qualcuno forse Bragio aveva ricordato questa città, Calventia, giusto? Che però esistette, ma in realtà per una questione, è l'unica città che nacque per una causa tribunale e morì per la causa in tribunale, quindi però probabilmente per sì. I possedimenti c'erano. Esatto, va bene, meno male, almeno abbiamo trovato qualcosa di interessante. Poi da Casalis Pietro di Monferrato, da Lacus, ho scoperto che Lacus era una delle aree su cui era stata fondata Vardacate, che era l'antico nome di Casale Monferrato, il nome romano di Casale Monferrato. Probabilmente anche lì una specie di rione, come noi abbiamo diviso qui Alessandria in Bergoglio, in Gamondio, Marengo, eccetera, eccetera, e Rovereto. E anche a Casale c'era la stessa divisione. E loro ci tenevano a precisare proprio il punto esatto da cui provenivano. Per esempio anche lui veniva da Casale, Marco Visconti, però veniva da Monterionum, sì, che è sempre una zona, penso, della vecchia Casale. Poi da Acre abbiamo Anselmo Paleologo, che si aggiunge a quello che ha citato prima. Infatti qui sono 15, però ne ho aggiunto uno perché Walter ha scoperto quello che vi ha spiegato prima. E poi abbiamo da Novi Teodoro Cavanna, da Alexandria De Palermo. In questo caso credo che, se non vado errato, io ripeto, questa non è proprio la mia materia,
Io qui sto riportando una cosa che interessa ad Alessandria perché comunque interessa anche a me sotto l'aspetto storico e soprattutto farlo conoscere agli amici, ai colleghi e agli alessandrini in generale. Credo che in quel periodo, nel periodo del giuramento di questi cavalieri, Novi fosse sotto il dominio di Alessandria. Non vorrei sbagliarmi, perché poi c'è stato un periodo che si è divisa tra Milano e Genova, ma penso che all'atto del giuramento di questi cavalieri lui dovrebbe aver dato il dato giusto, cioè da Novi, il Novi che era sotto Alessandria della Paglia. È un'invenzione degli anni 50, sì, appunto, come ho detto prima, no, sì, sì, perché secondo me quel termine almeno credo si possa tradurre, sì, soprattutto sì, dal latino Palea e Paglia, ecco. Sì, dal latino, sì, perché infatti io mi riferivo a quello, perché è una delle poche lingue che conosco a parte il mio dialetto. E niente, con questo chiudiamo la serata, perché mi pare che sia stata già abbastanza. Volevo soltanto dirvi una cosa: io adesso vi ho elencato i nomi, è chiaro che questo è soltanto l'inizio, cioè adesso dobbiamo fare ricerche su tutto quello che è stato scoperto, dobbiamo vedere chi sono le famiglie, da dove provenivano esattamente, abbiamo i dati. Io chiaramente mi offro volontario ad aiutare chi si vorrà prendere questa briga, perché non è facile, quindi ho dato comunque, darò il compito anche a chi è più esperto di me in questo periodo storico. Io ho accompagnato in questa serata i miei colleghi Wolfram e Auf, che hanno fatto la stessa conferenza alle 6, chiaramente riguardando le loro zone di competenza, quindi la Spagna e l'Austria, l'hanno fatta nel salone dell'Aula Magna dell'Università di Vienna, e siccome avevano loro i diritti SIAE di questa scoperta, li hanno loro, e io ho detto guarda, io la faccio alle 9:30 parlando della mia, e loro hanno detto ma sì, noi citeremo anche la città di Alessandria, perfetto, così almeno siamo stati citati, perché è anche giusto che ci siano degli scambi culturali tra le nostre città. Magari spero che un domani anche siano più sensibilizzati anche a livello politico, ma sono convinto di sì, dove chiederanno magari anche una specie di gemellaggio per sapere quali sono stati i paesi interessati dell'Austria, della Spagna e anche gli altri paesi degli altri studiosi, per poter magari fare un gemellaggio con Alessandria su questo, in questo settore. Volevo soltanto dirvi qualche libro che gira sui templari qui, almeno quelli che ho letto io, poi ce ne sono tanti altri che ho a casa ma non li ho neanche guardati. Questo l'avete sicuramente visto, Il Vangelo Perduto, scritto da Sozzetti, è un romanzo, chiaramente non c'è nulla di storico, però questo lo dichiarano anche gli scrittori, quindi sono, mi pare, Garavelli, Sozzetti appunto, che è un giornalista se non sbaglio, Garavelli lo conoscete perché è un virologo, in questo periodo è anche un centro dell'attenzione perché mi pare che sia stato colpito da un Nazio Memoria o qualcosa del genere. E poi c'è la Erika Bonansea, che è una giornalista. Molto interessante questo di Meschini, San Bernardo e la Seconda Crociata. Questo mi ha un po' deluso, perché Pierluigi Palma di Bollone è un grande studioso, ha scritto Medioevi e Templari in Piemonte. L'unica cosa è che ci sono solo due pagine che parla dei Templari. Due pagine. Vabbè. Mentre molto interessante, e per questo ringrazio il mio carissimo amico Fabio Gagliardi, che me l'ha, non mi ricordo se me l'avevi prestato o regalato. È lo stesso. No, perché te lo restituisco in questa occasione. No, perché io mi sono dimenticato, perché se vuoi io ho fotocopiato, me lo recuperi. Comunque è l'enigma dei nove castelli, scritto da Andrea Guenna, che dovrebbe essere io sono mancato 30 anni da Alessandria, ho perso un po' i contatti con gli storici alessandrini. Ai miei tempi c'era il Bima, c'era Sisto, mi ricordo, che mi aveva fatto partecipare alla scrittura di un suo libro su Alessandria. Non so, comunque Guenna deve essere un personaggio abbastanza importante, perché questo è interessantissimo, ve lo consiglio. È un giornalista che scrive su Alessandria. Ah, è un giornalista che, grazie, abbinante, giusto? Bravissimo.
Vedi che mi ricordo anche in occulto. È il fratello della Gwen Alessandra, quella che ha la galleria Gali. Ah, grazie Anna, ecco, vedete che imparano anche gli oratori in queste conferenze, imparo tantissime cose perché io sono ignorante in tantissime materie. Cerco di portare avanti il discorso della cultura in Alessandria perché fondamentalmente è una città che amo, quindi ecco, adesso questo lo restituisco a Fabio Gagliardi perché con tutto il cuore, tanto per rimanere in tema, ti restituisco il libro che mi hai prestato e poi spero di trovare una copia per me, ma ho fatto fotocopia di tutto. Niente, volevo dire soltanto questo, che non volevo assolutamente, volevo soltanto far notare l'importanza di questa scoperta e spero che gli organi locali, anche il Ministero dei Beni Culturali che è stato avvisato, la soprintendenza, e adesso vedremo di fare una relazione anche per il Comune di Alessandria, qualcosa che possa anche invogliare ad andare a fare ricerche su questi personaggi, perché dovremmo avere comunque a disposizione, penso, tanti archivi sparsi nella provincia, magari qualcosa salterà fuori, perché io giuro che andare fino a Gerusalemme in questo periodo e fare un'altra crociata io personalmente con i miei 8 accompagnatori diventerebbe un po' duro. Vedete che qui è, la foto, guardate, manco a fare la posta, dell'amico Vittorio Destro che è sempre presente quando ci deve essere, che è la cosa più importante, perché a quel punto senza di lui non avremo delle bellissime foto, ma ci sono tanti bravi fotografi, tanti bravi personaggi. Ci sono tantissime, ricordatevi, iniziative culturali qui ad Alessandria e in provincia, se seguite Facebook ci sono sempre scritte le novità. La mia prossima conferenza accontenterà, penso, molte persone che abitano in questa zona e che vogliono sapere un po' di più sull'origine di questi paesi. L'ho anche scritto, sperando in un'apertura mentale verso la storia antica e di un'attenzione maggiore da parte di tutti, inteso come aiuto, cioè io sto cercando aiuto ma non economico, non vi preoccupate, io i miei 20 euro che ho in banca ce li ho, quindi sono sicuramente, mi serviranno per fare un sacco di ricerche, però vedremo le origini di Lu, Gonzano, Cuccaro e Valdolenga, crocevia di antichi popoli e dei romani, anche perché sono riuscito a recuperare delle foto aeree fatte durante la Seconda Guerra Mondiale, dove si vedono, praticamente vedremo nella prossima conferenza il 7 di ottobre, vedrete dove ci sono gli insediamenti più antichi proprio nelle campagne intorno a questi paesi. E poi vedremo i reperti conservati al Museo di Torino, giustamente, riguardano Alessandria, sono conservati al Museo di Torino. Molti sono anche nelle cantine. Ad ammuffire, ma questa è la legge italiana sui beni culturali che è un pochino da rivedere, io ne so qualcosa e quindi parleremo di questo. Vi ringrazio soprattutto voi che siete qua, lei che mi fa una domanda adesso, la Neva. Sì, e cosa ci dice riguardo alla Stercona o Streppona? Sì, allora, io non ho parlato qui di quello che è già stato scoperto sui Templari, perché comunque ci sono state un mucchio di comanderie, un mucchio di magioni romane sparse in tutta la provincia, quindi questa è una di quelle. Questa è una di quelle. Probabilmente perché sei stanco. Non sono morto, però è lo stesso. Ma poi io dopo 3 giorni risuscito, non c'è problema. Cioè, ormai ho queste aderenze qua, cioè, visto che non gli voglio bene, lui per questo mi fa risorgere ogni 3 giorni. Che relazione c'è, se c'è, tra i popoli templari, sì? E i Rosa Croce, o altrimenti detti Rosa Crociani? I Rosa Crociani, beh, la differenza è sostanziale, cioè una era prettamente a carattere religioso, l'altra no, cioè quindi i templari si riferivano esclusivamente al discorso che ha detto prima Walter, cioè del ritiro spirituale, della purezza, della santità, dell'encratismo, e invece Rosa Croce purtroppo non avevano più ambizioni, diciamo, materiali ed economiche, è per questo che poi sono più loro che sono poi si sono fusi, perché io, avendo avuto 2 nonni massoni, ho un archivio e una biblioteca, a parte i miei 30.000 volumi che metto sempre a disposizione di tutti coloro volessero accedere anche per degli studi, anche perché sono dal 500 in poi, quindi c'è parecchio da studiare e da guardare, quindi se qualcuno volesse poi interessarsi a questo tipo di
di ricerca, io sarò molto lieto di ospitarlo e di fargli anche consultare. Comunque la differenza in linea di massima è questa: l'uno sfocerà nei, diciamo, nei quelli che saranno poi i massoni, mentre l'altro no. I templari non, con i massoni non c'entrano assolutamente niente, anche perché i massoni, il nome stesso lo dice, viene dai carpentieri, no? Il termine massone, quindi aveva un qualcosa più di scalpellino, sì, perché lavoravano la pietra in maniera particolare, non carpentieri, giusto, infatti masson in francese, giusto. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.